Salve a tutti gli appassionati del segreto, soprattutto a voi carissime, buongiorno. Stavo vedendo delle anticipazioni che vi faranno sicuramente molto piacere, come è successo a me. Questo proprio per ricollegarci un po' al discorso che si faceva, per quanto riguarda sempre, brutte cose, morti e discorrendo. Invece vi sto per dare una notizia che sicuramente apprezzerete molto. Dunque, questa bella notizia riguarda Aurora. Abbiamo lasciato Aurora, che ormai non vediamo da diverso tempo, che ha lasciato Ponte Vieco per andare a Parigi ed occuparsi della sua passione, che è la medicina. Ma comunque, andiamo con ordine. Fra circa, se non ho fatto male i conti, un'ottantina di puntate saranno accadute diverse cose e il ritorno di Aurora ci sarà proprio fra un'ottantina di puntate. Comunque, andiamo con ordine. Che cosa è accaduto fino al momento in cui poi vi dirò di Aurora? Intanto abbiamo già visto purtroppo la morte di Ines e Bosco affiderà, si farà aiutare per crescere Beltrame da una balia di nome Berta, la quale Berta però ha diversi problemi psichici. Di questi problemi psichici si incomincia ad accorgere sia lui sia la nonna, Donna Franziska. Arriva un momento critico, veramente critico, nel quale si trovano in una stanza, lui teme per la salute di suo figlio e quindi cerca di togliere il bambino alla balia. In questo momento arriva nella stanza Donna Franziska, la quale aveva già capito tutto e quindi cerca di difendere come può il nipote ed il bambino, addirittura con una pistola in mano. La donna spara, sbaglia e uccide suo nipote Bosco, ma di questo abbiamo già parlato in un'altra occasione. Ecco qui, purtroppo inevitabilmente è arrivata ancora una brutta notizia, ma arriviamo al momento di cui invece vi volevo parlare. Prima di morire, Bosco si fa promettere da Donna Franziska che suo figlio Beltran verrà cresciuto da sua sorella Aurora. Naturalmente, come potete immaginare, Donna Franziska non segue quanto è il desiderio di Bosco, ma questo soltanto in un primo momento. Ecco qua, ci siamo perché Aurora torna per qualche giorno a Ponte Vieco e quindi la rivedremo bella, ben vestita, sicura di sé, insomma, una donna di mondo. E c'è un incontro con Donna Franziska, un incontro molto teso, nella quale però la matrona le dice di essere, insomma, di avere anche lei una coscienza, rivela ad Aurora quello che Bosco desiderava e così gli dice che Beltran verrà consegnato a lei. Aurora, è inutile dire che si prende di buon grado la responsabilità di crescere il bambino dell'amato Bosco e quindi avremo anche il piacere, ecco, questa era poi la notizia clou, di rivedere Aurora, che è stato un personaggio che abbiamo amato veramente tanto. Nei giorni che lei si tratterrà a Erahal, incontrerà anche ovviamente il suo amato collega, scusate, Lucas, con il quale ricorderete, addirittura erano anche arrivati a nozze, ma poi non se ne fece nulla perché in fondo il vero amore di Aurora è quello professionale ed è quello della medicina. Allora vi lascio con una piccola clip che purtroppo è in spagnolo perché non è stata ancora, diciamo, non c'è ancora la puntata in italiano, e nella quale vedremo proprio Aurora salutare tutti i suoi cari, e insomma, dove ci sarà Candela, ci sarà appunto Lucas, ci sarà la dolce Rosario, insomma, ci saranno tutti i suoi, e lei con un bel cappellino alla francese in testa e con Beltran in braccio, se ne va salutando tutti e torna a Parigi. Spero che questa anticipazione sia stata di vostro gradimento. Vi lascio con questa piccola clip che non è, ripeto, in italiano, ma è comprensibilissima. Ciao, alla prossima! ¿Has pensado bien lo que estás haciendo? Lucas, no me queda otra.
He de liberar a mi sobrino de las garras de la Montenegro. Incluso aunque eso pueda afectar a tu carrera en París. Sí, Lucas, a pesar de todo y todos. Bien, pues espero que lo encuentres. ¿El qué? Tu lugar en el mundo, Aurora. Está claro que Puente Viejo se te queda demasiado pequeño. Iré sacando las cosas. Te echaré una mano. ¿Tienes claros los pasos que has de dar? Sí. Ahora me llevo al niño a París y en primavera lo llevaré a Cuba para que Gonzalo y María lo críen junto a Esperanza. Yo les escribiré para contar lo sucedido. Vas a conocer a tu primita, ¿eh? Es lo mejor. Y al fin y al cabo es lo que Bosco quería, ¿no? Ese secreto hay que mantenerlo a toda costa. Sí, lo sé. Aunque eso conlleve que yo no vuelva a ver a Gonzalo, a mi hija María y a mi nieta Esperanza. ¿Quién sabe si algún día podremos viajar hasta Cuba y pasar con ellos unas semanas? Ojalá la Montenegro desaparezca y puedan volver. Todos moriremos algún día. Eso también llegará. Bueno, no. No es momento ahora para pensar en muertes. María y Gonzalo lamentarán la de Bosco, pero recibirán con alegría a Beltrán. Escuchen, yo me quedaría horas aquí colmándoles a besos, pero no estoy tranquila. Necesito marchar. Tiene razón. Rosario, por favor. No me olvides. Le hablaré de ustedes todos los días. Ven aquí, pequeño. Déjame darle un besito. Ya. Beltrán, te queremos mucho. Mucho. Vamos.